Consapevolezza, uniformità, regole certe e controlli. Non si scappa da questo nemmeno in Friuli Venezia Giulia, che poco prima dell'ultimo provvedimento che ha allargato all'intero paese la zona rossa aveva chiesto, attraverso le parole del governatore Massimiliano Fedriga, interventi chiari e uniformi, appunto. Uniformità e chiedo anche, ho chiesto al governo alla riunione di oggi, anche misure maggiormente restrittive. Credo che sia necessario in questo momento per tutto il paese andare a superare la crisi dovuta all'epidemia con misure forti che possono risolvere il problema in un periodo breve, e nel mentre sono necessarie altrettanto forti misure di carattere economico per permettere alle imprese di sopravvivere in questo periodo e dopo ripartire. Perché se non risolviamo un problema sanitario le imprese non ripartono. E quindi non risolviamo nemmeno il problema economico e rischiamo di rendere più grave quello sanitario. Bisogna avere la consapevolezza, ha insistito Fedriga, che prima risolviamo un problema sanitario, prima riparte l'economia, ma per questo è importante un sostegno dello Stato a cui si affianca quello già pronto della Regione in termini di liquidità alle aziende, affinché riescano a sopravvivere per poter poi ripartire. Perché in questo momento, con misure severe rispetto alla mobilità delle persone, si può risolvere il problema. Lo vediamo con i dati nelle zone rosse che si erano create, quella dell'Odigiano e quella di Vo nel Veneto, che hanno ridotto drasticamente, se non di fatto quasi fatti scomparire, i casi di nuovi contagi.